Ciao a tutti e ciao a tutte, sono Martina e benvenuti in questo nuovo video. Allora, il video di oggi sarà il video della vergogna, ovvero il video in cui vi mostro alcuni dei titoli che sono nella mia libreria e che non ho mai letto. Cioè, in realtà, se dovessi fare questo video prendendo tutti i libri che sono nella mia libreria che non ho mai letto, probabilmente il video durerebbe un'ora. Ho fatto una cernita, ho scelto libri che ho comprato più o meno negli ultimi anni, o che comunque ricordo consapevolmente di aver comprato, perché molti libri che sono nella mia libreria magari non li ho comprati io, mi sono stati regalati, oppure semplicemente sono libri che vengono dalla vecchia libreria di mia madre o di mia zia e che quindi sono confluiti nella mia e che io neanche so che ci sono. Vabbè, in ogni caso ho scelto tutti i libri che consapevolmente ricordo di aver comprato e tutti i libri di cui mi pento, cioè non è che mi pento di averli comprati, mi pento di non averli letti, che all'epoca volevo leggere tantissimo e che adesso sono ancora qui e io non li ho mai letti. Cioè, una vergogna veramente, perché non lo so, non mi piace avere libri che non ho letto in libreria, anche se la mia libreria è formata quasi solo da libri che io non ho letto, perché i libri che ho letto li porto in soffitta o in cantina. Vabbè. Storia molto lunga, ho scelto 10 titoli e adesso ve li faccio vedere. Allora, il primo libro che vi faccio vedere, che probabilmente farà soffrire molti di voi, vi farà piangere in un angoletto, vi farà chiedere per quale motivo io sia ancora qui a parlare di libri, è Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo. Lo so, ragazzi, è una di quelle saghe, cioè must have, quando si è qui su YouTube, quando si fa la booktuber, la bookstagrammer, è una di quelle saghe che non puoi non aver letto, ma pure semplicemente per cultura personale, ecco, io non l'ho letta, nel senso che, no, aspettate, prima di mettere dislike e commentare malissimo, ho letto i primi due volumi, mi manca il terzo, il quarto e il quinto. Ora io vi faccio vedere questo che contiene i primi tre, però in realtà in libreria ho anche sfusi, insomma, in edizioni singole, il quarto e il quinto sì. Non so neanche per quale motivo, nel momento in cui ho comprato questi libri, io non ho comprato l'edizione, cioè tutte separate. Non so perché ho comprato questa e poi due singoli, vabbè, pure in edizioni diverse. In ogni caso, ho letto i primi due volumi, quindi due volumi qui dentro, non l'ho finito, e poi l'ho bellamente abbandonato. Quindi si può dire che io effettivamente non abbia letto la saga di Percy Jackson. E ogni volta che lo dico, voi mi dite: ma com'è possibile che non l'hai letta? Non l'ho letta. E non so neanche spiegarvi perché, ma in realtà vorrei leggerla. Cioè, quelle volte che passo davanti alla libreria e vedo la saga di Percy Jackson, oppure brutta perché sono edizioni differenti, ma comunque la vedo, mi dico: la leggerò un giorno, e quel giorno non arriva mai. E quindi niente, sostanzialmente è ancora qui e io da quando l'ho comprato non l'ho mai letta e via. Tutto qua. Sta ancora qui. Altro libro, altra corsa che adesso probabilmente mi farà cadere addosso tutta un'altra serie di shitstorm. Shitstorm si dice, boh, vabbè. In ogni caso è Il Signore degli Anelli. Oh sì, non ho mai letto la saga del Signore degli Anelli. Anche qui però, piccola parentesi, ho letto esattamente quante pagine? 55. Cioè, se questo segnalibro è veritiero e veramente si è fermato dove io mi sono fermata a leggere, ho letto 55 pagine. Anche se, a dirvi la verità, io ricordo di aver letto tutto il primo volume, però non ne sono sicura. Quindi forse o il segnalibro è stato messo qui a caso o io ho modificato i miei ricordi per dire che ho letto tutto il primo volume, ma in realtà ho letto soltanto 55 pagine. In ogni caso, non si può dire che io abbia letto la saga del Signore degli Anelli. Lo Hobbit l'ho letto, ma Il Signore degli Anelli, cioè, mai letta. Poi ho questa edizione che è veramente la cosa più scomoda del mondo, che contiene tutti e tre i volumi ed è veramente un dizionario. Però io sono sicura di non averlo letto, cioè non l'ho finito di leggere. E quindi niente, mi vergogno di questa cosa veramente tantissimo, perché non posso parlare di fantasy senza aver letto Il Signore degli Anelli. Eppure la realtà è che non l'ho letto e non so quando lo farò. Poi, passando ai libri che probabilmente mi faranno prendere meno insulti, vi faccio vedere 4321 di un autore che non so pronunciare, quindi non lo pronuncerò, ve lo faccio direttamente leggere. E è un libro che ricordo di aver voluto tantissimo. Ho anche pagato un sacco perché a prezzo pieno questo libro costa 25 euro e ricordo di averlo voluto veramente un sacco. Mi sono detta: sì, che bello, voglio proprio leggere questo libro. E adesso, a oggi, non l'ho mai letto e non vi so neanche dire di cosa parla. Cioè, lo sto leggendo qui dietro, che
che parla di il 3 marzo 1947 a Newark, nasce il primo e unico figlio di Rose e Stanley, Archie Ferguson. Da questo punto si dipanano quattro sentieri, le quattro vite possibili eppure reali di Archie. Ecco, questo. Cioè questo, ma e altro, eccetera, eccetera. Però non so perché, per quale motivo io l'abbia voluto così tanto e poi non l'ho letto. Cioè, di solito quando voglio tanto un libro, quando lo compro, appena lo compro già, cioè lo leggo subito. Questo invece, no. Peccato, perché secondo me era un libro veramente interessante, nonché un'edizione veramente bella di dell'Einaudi e non lo so, vabbè, lo leggerò, spero. Poi, sono rimasti libri un po' più piccolini, no, è rimasto un libro anche questo che mi farà prendere un po' di insulti, però un po' meno forse degli altri due, e sto parlando di La Corte di Nebbia e Furia. È il secondo volume di una trilogia. Il primo l'ho letto in video con voi, che è La Corte di Rose e Spine, un libro che non mi ha fatto impazzire, anche se tutti mi hanno detto continualo perché il secondo è bello. Ora io ho dimenticato la storia del primo e il secondo non ho il coraggio di iniziarlo, semplicemente perché il primo mi ha un po' scottata. Ecco, mi aspettavo una storia meravigliosa e poi mi sono ritrovata una storia che non mi ha fatta impazzire. Ho preso il secondo, l'ho comprato appena uscito, il terzo ancora non lo compro, anche se vorrei comprarlo semplicemente per collezionismo, però poi lo leggo, non lo leggo, non lo so. In ogni caso, ecco, il secondo non l'ho mai letto, non so se ricominciare a leggere il primo, poi rileggere il secondo e comprare il terzo, perché un po' la storia non è che me la ricordo così bene. E io odio leggere le saghe a distanza di tempo perché dimentico effettivamente la storia, cioè io voglio sapere tutti i dettagli quando vado avanti e me li dimentico ovviamente con il tempo. Quindi non lo so, sta di fatto che questo non l'ho mai letto. Scusatemi, fan della saga, non l'ho mai letto, spero di farlo presto però. Altro libro che non ho mai letto e che vorrei leggere, ma veramente da un sacco, cioè non ho mai visto neanche il film tratto da questo libro, perché mi sono sempre detta no, il film no, perché poi mi faccio spoiler del libro, e il libro non l'ho veramente mai letto. Sto parlando di Cloud Atlas di David Mitchell, in questa edizione della Pickwick, molto carina, molto tascabile, una di quelle edizioni che mi sono sempre detta amo, quando vado al mare, quando vado in vacanza me lo porto. Mai portata, mai letto, cioè veramente mi dispiace perché io non so neanche di cosa parla questa storia, però so che c'è un film molto bello, ma che io mi sono sempre detta non lo guardare, ma non ho neanche mai letto il libro, quindi... Poi, un libro che mi è stato invece consigliato da un sacco di persone, ma qui stiamo parlando di almeno 5 anni fa, e che io ho comprato su consiglio, questa volta però in un mercatino dell'usato, pagandolo solo 4 euro invece di 18, ma non ho mai letto, è L'eleganza del riccio di Muriel Barbary. Ed è questo libro qui, che veramente non ho la più pallida idea di cosa parli. È uno di quei libri che ho comprato, credo, forse i primi tempi che ero qui su YouTube, che veniva consigliato da ogni persona possibile e immaginabile. Io mi sono detta, wow, lo voglio. L'ho preso, l'ho trovato in un mercatino, ricordo, ero felicissima perché ovviamente pagare 4 euro un libro che costa 18, poi io non mi faccio problemi di oddio, è usato, non lo voglio, cioè a me non importa, basta leggerlo. Ero felicissima di questo libro e poi non l'ho mai letto, la prima volta che lo apro. Mi dispiace quando compro libri e poi non li uso, cioè è un spreco. Altro libro, comprato anche questo in un mercatino dell'usato, in un'edizione che praticamente non credo che ormai si trovi più, è La strada di Cormac McCarthy, che è un libro di cui ho sentito le peggio lodi, cioè era uno di quei libri che, oddio mio, dovevo avere, dovevo leggere, dovevo possedere, dovevo conoscere, e poi non l'ho mai letto. Non so quanto l'ho pagato, però ricordo di averlo comprato in un mercatino, probabilmente insieme all'Eleganza del Riccio, cioè sicuramente il mercatino era lo stesso, ora se il giorno era lo stesso non me lo ricordo, però comunque è un libro che vorrei leggere, cioè dovrei leggere, è uno di quei libri che mi dico sempre sì, e poi no. Ultimi tre libri, anche qui libri della vergogna, perché quelli erano usati, comprati in un mercatino dell'usato, questi invece sono proprio nuovi, che ho comprato per volontà, per volerli leggere, ma non ho mai assolutamente letto. Il primo è Carver, Cattedrale. Non ho mai letto nulla di Carver, in realtà qui c'è un segnalibro, wow, un segnalibro, oh, neanche ricordavo questo segnalibro, figuriamoci da quando è che ho comprato questo libro e non l'ho mai letto. Non so di cosa parla.
cioè, lo ammetto candidamente, non so di cosa parla, non so per quale motivo l'ho comprato. E semplicemente era quel periodo in cui volevo leggere Carver, mi ero comprata la raccolta di poesie Orientarsi con le stelle e mi sono detta: vabbè, ma dato che ci stiamo, ci compriamo anche un suo romanzo. E credo di aver fatto un ordine unico su Amazon con la raccolta di poesie e no, questo non l'ho mai letto. La raccolta di poesie sì, ma questo no. Mi dispiace Carver, cioè vorrei veramente leggerti. Secondo me sei un autore che potrebbe piacermi, ma no, non l'ho mai letto. Ah, nota dolente, anche questo libro, La canzone di Achille di Madeline Miller, l'ho letto, sì, l'ho letto, magari l'ho comprato ultimamente dopo aver letto Circe, sempre di Madeline Miller. Mi sono detta: oh mio Dio, io adoro questa donna che riscrive più o meno le storie classiche, le storie dell'antica Grecia. Allora mi sono comprata La canzone d'Achille, che è il suo altro libro, e non l'ho mai. Oh mio Dio, che peccato, veramente. Mi piacerebbe un sacco leggerlo, però non l'ho mai fatto. Cioè, adesso io non so, capito? Vorrei leggere tutti questi libri, quindi non so dire: oddio, questo me lo metto sul comodino e lo leggo appena finisco, perché poi dopo sarebbe, mi sentirei in colpa per tutti gli altri. Quindi vabbè, in ogni caso, anche questo libro non l'ho mai letto. Infine, un altro libro che anche qui ho voluto tantissimo. Non mi ricordo dove ne ho sentito parlare, ma era uno di quei libri che mi sono detta: va bene, Martina, devi leggere. Che in realtà è, non è un romanzo, è un, sì, una trasposizione cinematografica. Oh, a posto. È un'opera teatrale. E sto parlando di Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac. Cyrano de Bergerac, de Bergerac, oddio, il francese non lo so. È una storia che veramente ho voluto tantissimo. Ricordo ancora quando mi è arrivato il pacco Amazon che conteneva questo libro, e mi sono detta: che bello, finalmente posso leggerlo. Non so quanto tempo è passato, sicuramente più di un anno, e il libro è ancora così intonso, nuovo, mai toccato, mai aperto. Questo è quanto. E niente ragazzi, questi erano tutti i libri della vergogna, cioè i libri che io ho comprato ma non ho mai letto. Veramente mi sento in colpa, che brutta persona. Va bene, fatemi sapere se anche voi avete i vostri libri della vergogna, libri che non avete mai letto, o se invece siete delle brave persone, ovvero comprano un libro, leggono e poi ne comprano un altro. Io invece no, cioè sono un'accumulatrice. Vabbè, vi mando un bacio enorme, niente, basta solo questo, vi mando un altro bacio enorme, ci vediamo in un prossimo video, ciao!